Chiara Innocenti. Siamo a metà dibattito. Anch'io, come hanno fatto molti compagni e compagne che mi hanno preceduto, vorrei ringraziare Gianni per questa occasione, perché ci consente di riannodare dei fili che altrimenti rischiavano di interrompersi, perché molti eventi si sono succeduti da quell'8 dicembre che ha sancito un risultato netto, nettissimo. Nessuno di noi vuole sfuggire da quel risultato. E proprio perché non vogliamo sfuggire da quel risultato, diciamo anche che non vogliamo sfuggire dalla realtà, cioè dall'assumere che alcuni risultati questo governo li ha raggiunti, così come dire, rassicuro subito chi pensa che questa sia un'iniziativa di pericolosi golpisti rispetto alla linea del partito. Gli 80 euro sono sicuramente un elemento positivo, molto parziale, sono stati ricordati i pensionati, io ricordo le partite IVA perché vivo anche quella realtà. Il tetto agli stipendi dei manager pubblici, pur con tutte le strutture che venivano ricordati. Sono alcuni risultati molto parziali, a cui si affiancano altri elementi molto preoccupanti, forse molto più preoccupanti, tutti di carattere politico, a partire dal linguaggio che alcuni esponenti, la quasi totalità degli esponenti di questo governo, assumono. Si sono ricordati i professoroni. Sì, io ricordo la lotta dura alla burocrazia che si è detta ieri, ma ricordo anche il ci metto la faccia, mi ci gioco la faccia, che buona parte dell'opinione pubblica e anche dei giornalisti hanno visto come un elemento positivo, e che io invece no, non vedo come un elemento positivo, perché sottende all'idea del partito personale, per cui è personalistico, per cui le sorti del partito e addirittura del governo seguono quelle della persona. E allora c'è bisogno davvero di riannodare questi fili, perché a questo appunto corrisponde un'idea di partito che non è la mia, che non è la nostra, ma che credo non è neanche alla fine quella di tanti iscritti al nostro partito. Qualcuno ha ricordato che le convenzioni le abbiamo quasi pareggiate, in un clima nel quale molti, molti iscritti sono arrivati in quei giorni, forse alcuni sospetti, perché almeno a Pistoia non si sono più visti. E allora, questo è un partito nel quale non si discute, è un partito nel quale non ci si confronta, e anzi il confronto è visto come un elemento negativo. È stato ricordato prima Berlinguer, io ricordo che una lezione modernissima che Enrico Berlinguer ci ha dato è che il partito cresce nel confronto. Penso alle tante scommesse che lui ha fatto in questo partito, ma nel partito diciamo al quale apparteneva, ma l'ha fatta nella tempera del confronto, non le ha fatte con un partito semplicemente che andava dietro al leader, come in parte nel film di Veltroni io ho visto. E allora, il tema non è tanto la distinzione manichea fra chi vuole le riforme e chi non le vuole, ma come queste riforme le si fanno. A me il combinato disposto fra questa legge elettorale, un Senato non elettivo e una Camera che viene lasciata intatta preoccupa molto, perché sembra l'humus culturale e politico nel quale poi magari può attecchire un semipresidenzialismo o un presidenzialismo surrettiziamente introdotto, che è la cosa che noi abbiamo detto di non condividere. E c'è un altro tema che attiene al linguaggio politico e alla cifra politica che purtroppo in questo momento c'è nel nostro partito. Io mi sono trovata spesso a Pistoia, ma credo sia capitato purtroppo anche a tanti di voi, mi sono sentita dire che se non si condivide la linea bisogna uscire dal partito, esci, questo non è più il tuo partito. Io me lo sono sentito dire, addirittura l'altra sera vi racconto questo brevissimo episodio: assemblea comunale, il segretario eletto con ovviamente le primarie locali ha fatto una relazione nella quale ha posto alcune critiche rispetto all'azione del governo, qualcuno ha detto al segretario comunale eletto a Pistoia con i voti di Pistoia, perché questo ci consegnano le primarie, che si doveva dimettere perché non condivideva la linea di Renzi. Questo mi è parso un elemento gravissimo che ovviamente, come dire, fornisce il terreno a quella scissione silenziosa che veniva prima richiamata e che io vedo come un rischio assoluto, perché svuota il partito dall'interno, non soltanto i gruppi dirigenti ma gli iscritti, ma i militanti, ma i cittadini stessi. Allora io da questa assise ho alcune richieste da fare, alcuni elementi. Il primo, io chiedo a tutta la sinistra, che non è minoranza, io ne sono convinta di questo, di parlare con una sola voce, di trovarsi in alcune occasioni
ma di esprimere le stesse preoccupazioni, stando sul merito delle questioni. Perché dividerci, fare la scissione dell'atomo, oltre a non averci mai portato molto bene, non serve a niente, non serve al partito, non serve neanche a Renzi, non serve a noi, non serve ai cittadini. Il secondo, un patto generazionale forte che, lungi dal introdurre i temi che sono stati cari a Renzi, anche se ora li rinnega, mi fermo, un patto generazionale forte che valorizzi anche questa generazione che si è formata nel volontariato politico e che ora rischia di essere vista come casta dai... Esatto, solo perché tentano di fare dei ragionamenti diversi. Trovare delle parole chiave da dire con chiarezza sono quelli che abbiamo elaborato nella campagna congressuale, che forse possono accompagnarsi anche a altri progetti politici. Penso a Pippo Civati, al suo progetto politico che aveva proprio sulla forma partito molti punti in comune. L'ultimo, l'ho sentito richiamato anche stamani da Jessica nel suo intervento di questa mattina, stringere rapporti, relazioni forti con i territori. Perché se non si fa questo non serve avere anche il migliore progetto politico, perché chi sta nei territori, chi lavora lì a volte si sente solo politicamente, culturalmente, financo umanamente. Anche le primarie, io purtroppo ne sono stata testimone, fatti gravissimi che dovrebbero essere il momento più alto del confronto, perché si dovrebbero confrontare progetti politici, a volte sfociano non soltanto una contrapposizione dura sul piano del linguaggio e della contrapposizione politica, ma a volte si assistono a fenomeni di voto di scambio, io posso, l'ho denunciato nelle sedi opportune, e anche ad episodi di violenza verbale anche oltre. Allora, siccome questo è un partito che purtroppo si è identificato con le primarie, che ne ha fatto, è giusto anche dirsene, no, queste cose, che ne ha fatto tratto identitario, vediamo di riassettare e di riportare anche in quel momento, sì, un confronto duro, sicuramente questo è anche giusto e forse è il momento di farlo, che però sia un confronto che resta sul versante della politica. E torniamo veramente a essere comunità e a riconoscerci reciprocamente come interlocutori, come avveniva fino a qualche anno fa. Grazie.